Benvenuti in questo nuovo video, siamo qua nella mod vita da gangster. Oggi pomeriggio si torna a rubare le auto di lusso e abbiamo 4 bombe di auto da rubare, estremamente rare. Una Nissan, una Ferrari, una Porsche e una Lamborghini. Comunque la macchina che useremo stamattina per fare questi spostamenti è questa bellissima Mercedes AMG GT63S, targa Nevada, con scritta Clinton, pazzesca ragazzi. Allora, facciamo una cosa, andiamo al primo punto, dai Marabunta, e troveremo la Ferrari 812. Allora, i Marabunta stanno qui, vedete, ha il burro. Andiamoci subito, io sono pronto a sparare, sono pronto, con la micro SMG versione d'oro. Si faranno veramente male stamattina. Allora, vediamo un po' questa macchinuccia. Ok ragazzi, io non so se mi spiego, non so se sto rendendo l'idea. Siamo tornati come i vecchi tempi. Ok, tutto a posto, fare allo Xeno blu ragazzi. Assicuriamoci che il sound è quello giusto. Eh sì, ci siamo. Vediamo gli interni. Mamma mia ragazzi, cioè io a momenti non la vedo neanche nella realtà sta macchina qui. Cioè sì, l'ho vista, ok, ma quando? Una volta ogni tanto. Pronti ad andare? Dai Marabunta. Ok, sono pronto come i vecchi tempi. E corriamo pure. Stiamo arrivando Marabunta. Comunque ragazzi, come sempre, la macchina la parcheggeremo un po' prima, perché non voglio che si rompa sta macchina. È ovvio, perché comunque se vado diretto lì, quelli là mi vedono, mi sparano, mi rompono i vetri, mi rompono le porte. Quindi meglio comunque accostare un po' prima. Vai vai, falla volare Franklin. Siamo tornati finalmente a Los Santos. Qua non siamo a Caio Perico, qua siamo in guerra. Siamo sempre in guerra qua a Los Santos, quindi ci dobbiamo far valere. Ok ragazzi, siamo arrivati dai Marabunta, quindi facciamo una cosa, la macchina la metto qui, ovvio, la macchina la metto qui, perfetto, non voglio che si rompe. E adesso ragazzi, diamo inizio ai giochi. Ero in vacanza Marabunta, per questo non venivo spesso qui. Ma sono tornato. Pronti? Pronti? Ma siamo pronti? Facciamo passare questo. Ah no, forse sono sempre loro. Comunque sono pronto. Allora, vai ragazzi, iniziamo ad andare. Prepariamoci. Ok, perfetto. Vai, senza mollare. Perfetto, in testa. Dai. Dove stai? Qua dentro stai. Ok, è morto ragazzi. Vediamo un attimo dove sta la Ferrari. Eccola qui. No, non è la Ferrari, è la Lamborghini questa. Ok, quindi la Ferrari sta in un altro posto. Ragazzi, Lamborghini Huracan, guardate qua. Mamma mia. Vai, prima che venga la polizia. Ok, andiamo di qua, perché quello che voglio fare io è arrivare alla penthouse. Vedete quella casetta arancione sulla minimappa? È lì che ho il garage, è lì che voglio scappare. Troppo veloci ragazzi questa macchina. Mamma mia. Ok, vai, che segniamo di questo passo, li seminiamo pure. Cioè, non siamo neanche a metà della potenza, ragazzi. Veramente. Mamma mia, quanto corre! No, lì c'è la polizia, non posso girare. Giriamo più avanti. Ok, andiamo di qua. Dai, che dobbiamo arrivare là. Dai, accelera.
Ci siamo. Buttiamoci prima che arrivano loro. Vai. Ci siamo. Chiudi. Ok. Perfetto, ragazzi. Prima auto posata. La polizia è fuori. Però non può entrare, ok? Non può entrare. Ho fatto proprio blindare tutto. Non aprite sta porta, ok? Non aprite quella porta, come il film horror. Non aprite quella porta, mi raccomando. Non l'aprite. Ok, ragazzi. Aspettiamo così e... A questo punto... Sì, dai, me ne vado un attimo sopra. E aspettiamo un attimo che vanno via questi. È l'unica. Ok, infatti qui sopra, come vedete, le stelline stanno lampeggiando. Ok, eccoci di nuovo qui. Prendiamo la seconda macchina, rubiamo, anzi, e andiamo dai Ballas. Vai. Direzione Ballas. Ok, ci siamo quasi. Ah, spostatevi. La vedo, ecco la Nissan. Mamma mia, ragazzi, quanto è customizzata. Vedo che proprio che non c'è il cofano. Allora, mettiamo la macchina qua. Ok, abbiamo pochissima vita. Abbiamo pochissima vita, veramente. Quindi qua veramente dobbiamo fare un qualcosa di assurdo. Dobbiamo subito sparare, entrare e via. Perché sennò qua ci fanno fuori, eh. Ma perché no? Facciamolo da qua, dai. Ok. Oh, ok. Se si usa il silenziatore forse è meglio. Vai. Ma forse questi qua non ci stanno proprio. Ok. Forse ce n'era solo uno lì. Perfetto, allora me la prendo. No, ragazzi. Guardate qua che bestia. Entra. Oddio, mamma mia. No. Vai. Ma quanto corre. Ma io non ho parole. Sti Ballas ogni tanto si presentano con delle macchine assurde. La sto testando un po'. Vai. Hanno fatto veramente una creazione incredibile. Perché comunque, ragazzi, una macchina proprio fatta apposta per fare le gare clandestine. Però va benissimo pure per poterla guidare così. Quindi vedete, cioè comunque va benissimo. Non è una macchina che va solamente dritta. Questo voglio dire, ok? Non è come quelle macchine da drag race che servono solo a fare quelle potenti accelerate, però poi non sanno girare. Invece questa qua sa fare tutto, da quello che vedo. Si inserisce bene. Ok, portiamola subito a casa. Dai, levati. Vado con sto scasso qui. Oh, non facciamoci vedere dalla polizia, non facciamoci vedere. Ma quanto va forte. Cioè, io non ho parole, ragazzi. Ho deciso di startare questo primo rubamento di auto nell'anno nuovo e si stanno presentando dei macchinoni assurdi.
Guardate qua. Poi siamo stati anche fortunati, perché c'era solo un ballast. Forse stavano facendo qualcosa, si saranno spostati, perché di solito lì ci stanno un sacco di ballast. Ok, me la parcheggi per favore. Ok, me la parcheggi per favore. Comunque ragazzi, spettacolo, spettacolo veramente. Cioè non so più cosa dire, perché comunque già da ora mi andrebbe già bene così. Sono entrambe due bombe di macchine, come vi ho detto all'inizio, no? Ma aspettate, perché comunque c'è ancora la Ferrari. Ok ragazzi, eccoci ritornati alla Mercedes. Visto che siamo vicini ai Vagos, a questo punto ci conviene andare proprio da loro e poi andiamo dai cinesi, perché c'è anche la gang cinese. Ora non so se qua sta la Ferrari o la Porsche, però qualunque macchina sia, mi va bene comunque. Ok, vediamo, diamo un rapido sguardo. Ah, è la Porsche. E ci sono ragazzi, ci sono sti maledetti. Qua ci tocca sparare veramente, mannaggia. Vediamo un po' cosa posso fare. Devo per forza fare qualcosa. Allora, andiamo di qua. No, dai, non mi posso incastrare così. Ok. Forse qua siamo belli protetti, ragazzi. Devo colpire ora. Ok, prima che lo fanno loro. Oddio, attento. Bene. Bene così. Preso. Cane. Sono stato costretto, questo cane è fatto per ammazzare. Comunque ragazzi, guardate qua. Mamma mia. Vai. Di qua, scappa. Mi sa che questa è una versione rarissima, perché comunque quando acceleri le luci posteriori cambiano, fanno degli effetti diversi. Dai, spostatevi, spostati che vi ammazzo, se no pure un'altra volta. Vi ammazzo un'altra volta. Vai, andiamo avanti. Cerchiamo di non romperla. Mamma mia, che bestia pure la Porsche, ragazzi. Mamma mia. Che macchinone pure questa. Oh. Vai, vediamo un attimo se possiamo seminarli qua sull'autostrada. Di qua o di là? Di qua. Vai. Dai che ce la facciamo. Non vado avanti, ragazzi, no. Aspettate, di qua. Che faccio? Questo? Ok. Bene. Dicevo, non voglio andare dritto verso Sandy Shore, ma cerchiamo comunque di giocarcela in questi posti qua. Vedi qua? Perfetto. Aspettate, adesso qua aspettiamo. Non faccio lo scemo che vado a superare la polizia, perché comunque possiamo seminarla. Anzi, visto che loro sono di qua, io vado di qua. Fermiamoci. Sembra tipo che c'è l'acqua nei fari. Dai, vi ho seminati. Ok, vai. Ma vedi come fanno questi? Lo fanno apposta. Dicono, ah, questo qua sta arrivando con la macchina bella. Guarda, vedi? Thank you.
Ok, abbiamo fatto pure questa. Aia, stavo per sbattere. Dicevo, abbiamo fatto pure questa. E adesso vediamo un attimo di fare la prossima, che sarebbe la Ferrari. Adesso è definitivo. Ok, parcheggiami pure questa, please. Grazie mille. Ok, ragazzi, ce la faremo con questa metà vita a fare di nuovo tutto, perché stiamo rischiando tanto, eh. Sono qui a presentarvi, come sempre, Grande RP, il server roleplay dove gioco tuttora, ragazzi, e vi invito a giocare con me, appunto perché siamo sempre in fase di nuove famiglie, nuove gang, nuove attività. Si può essere chiunque in gioco, è possibile fare lavori normali come elettricista, taglialegna, tassista, autista, corriere, petroliere, tantissimi lavori. Il punto forte di questo server è la creazione della famiglia, dove è possibile stare tutti insieme in una famiglia e fare tanti eventi, rapinare le banche, rapinare market, catturare la fonderia, conquistare territori, attaccare le altre famiglie ovviamente e tante altre novità. È possibile anche fare parte di una gang presente in gioco come i Families, i Vagos, i Marabunta, tutte le gang che conosciamo. Giustamente chi sbaglia paga, quindi se la polizia vi becca finirete in prigione. La prigione è bellissima, è possibile fare i lavori forzati, ovviamente anche la palestra, c'è la polizia, è possibile fare le risse, è possibile evadere, è possibile finire anche in isolamento. In poche parole si crea proprio l'impero criminale, ragazzi, si compra di tutto qua dentro, quindi se si sanno fare i soldi, comunque vedete, è possibile fare anche le gare clandestine. Un altro punto a favore è sicuramente la vastità di veicoli moddati presenti nel gioco, Ferrari, Lamborghini, Porsche, di tutto e di più, ragazzi, è veramente un bel server e io infatti ci sto giocando, lo sapete. Il primo link in descrizione serve per registrarvi, me lo dite, mi dite come vi chiamate, ci incontriamo in gioco e vediamo cosa fare, perché io sono sempre quello che vuole fare le cose da gangster, vuole fare i soldi facili, ok? Quindi ragazzi, registratevi e si gioca tutti insieme. Ok, perfetto ragazzi, eccoci qua di nuovo in Mercedes, mettiamo il punto dei cinesi che dovrebbero stare qua e ci prendiamo la Ferrari, finalmente. Non lo so perché dico sempre finalmente, però è comunque una Ferrari e me l'aspettavo di trovare all'inizio, invece no, mi sono sbagliato. Guarda, vedi che fanno quelli. Guarda, mannaggia, ma non succede mai spesso. Ora sta succedendo sempre. Lo fanno apposta, di continuo. Eccoci qua dai cinesi. Sì, ci sono. Ci sono, ok. Vai, andiamo convinti, senza aver paura. Ecco qua come stanno, eh. Vi devo fare la foto? Faccio la foto. Vai. Vai. Meno male che abbiamo il caricatore aumentato, ragazzi. Comunque è stato facilissimo con i cinesi. Guardate che Ferrari. Guardate che Ferrari che hanno questi. Ma è un missile. Guarda qua. Mamma mia, andiamo piano ragazzi, non rompiamola. No, perché sto andando verso Sandy Shore? È così veloce che non te ne rendi conto. Torniamo di nuovo di qua. Ah, secondo me questa qua è una macchina
Avete presente tipo quando uno dice il pompa di Fortnite è buggato, quindi fa più danno, per esempio, no? Quando uno dice così, e in questo caso posso dire questa Ferrari arriva fino alla terza marcia, però è buggata e va veloce. Infatti guardate qua, terza marcia, e va forte. Comunque dai, non perdiamoci in chiacchiere, mettiamo il punto. Ok, ora sì, ora sì, ora sì. Perfetto ragazzi, siamo arrivati, quindi arriviamo a 3000 like e rubiamo altre macchine rarissime. Ok, perfetto così, eccoci qua. Abbiamo rischiato un bel po', però non abbiamo subito tanto danno, ragazzi. Fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere quale preferite tra queste e noi ci sentiamo al prossimo video. Bella!